Si fa presto a dire informazione, a volte troppo presto. Libero in 3 minuti. Autorevole, attuale, da ascoltare. Un regime, sì, è vero. Dopo le elezioni siamo entrati in un regime fascista e pericoloso. Quantomeno ci è entrata la RAI, che domenica sera ha mandato in onda in diretta l'esecuzione del governo Meloni senza che al condannato sia stato concesso il diritto, quello sì umanitario, di esprimere, non dico una difesa, ma almeno un ultimo desiderio. A che tempo che fa, infatti, trasmissione culta della sinistra italiana, Fabio Fazio ha schierato un vero e proprio plotone di esecuzione. Lui, Massimo Giannini, direttore della Stampa, organo della sinistra radical chic, Roberto Saviano, guru dell'antidestrismo, Marco da Milano, voce ufficiale del PD, e Claudio Cerasa, direttore del Foglio, il Foglio delle cause perse dalla sinistra. Al mio segnale scatenate l'inferno, sembrava non veder l'ora di dire Fazio, e così è stato. Clima salottiero, ovviamente, come nello stile della casa, ma sostanza da manganellatori in camicia nera. Tra un caro Roberto, un hai ragione Massimo e un come ben dice Marco, caro Fabio, è stata un'ora di tiro al bersaglio, che essendo il bersaglio assente è stato un po' come sparare sulla Croce Rossa. Ora dico, se questo è il tipo di informazione che il servizio pubblico ha in mente per i prossimi mesi, io mi auguro anni di governo del centrodestra, beh, chiudiamo il servizio pubblico e finiamola lì. Non dico par condicio, sarebbe eccessivo e probabilmente noioso, ma un minimo di contraddittorio non si dovrebbe negare a nessuno. La deontologia professionale lo impone anche nei confronti del peggior nemico. Non dico tanto, ma almeno qualcuno che l'altra sera ricordasse loro che proprio in quelle ore Papa Francesco aveva fatto gli auguri a Giorgia Meloni, detto che l'Italia non sbaglia a pretendere che i paesi europei si debbano far carico in quota parte dei problemi generati dall'immigrazione, e si è ben guardato, infine, da definire criminale, come stavano facendo loro, la linea del rigore adottata dal governo. E invece niente, che se poi uno prova a dire solo beh, scatta la tattica del martirio, come fu ai tempi con Santoro, Luttazzi, Biagi e Travaglio. Ma quali martiri? Questi sono furbetti che si arricchiscono facendosi paravento con la libertà di espressione, concetto sacrosanto, se il loro servizio pubblico lo riconoscesse anche a chi la pensa diversamente da loro. Perché il servizio pubblico non è cosa loro, anche se loro lo intendono come cosa nostra. Cosa nostra, proprio nel termine mafioso del termine. Anche per oggi è tutto, appuntamento domani a partire dalle ore 6.